the prophet of Selassie, the Almighty. L'esperienza della mensa liberata inizia l'8 novembre con l'entrata degli studenti dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino. Questa mensa era chiusa dal 28 giugno. Le motivazioni pubbliche che erano state date erano quelle di ristrutturazione, però noi quando siamo entrati in questa mensa abbiamo trovato una mensa perfettamente funzionante, abbandonata a se stessa, tutto funzionava benissimo. Questa mensa in realtà era stata chiusa dalla cooperativa in accordo con l'Edisum, dalla cooperativa Dussmann che gestisce sia questa mensa che quella di Via Gagliari e quella del Lungo Dora Siena. La questione era che questa mensa non faceva più profitti, quindi la reale motivazione è quella di una logica di profitto che non era più abbastanza redditizia per questa mensa e per la cooperativa. La nostra battaglia è comunque molto più ampia, cioè la battaglia parte dalla mensa come simbolo, ma è molto più ampia ed è quella per il rifinanziamento del diritto allo studio, che ormai da 4 anni riceve continui attacchi dalla giunta leghista. Quest'anno, in questi anni, più di 8.000 studenti hanno perso la loro borsa di studio, molti di loro hanno perso il posto in residenza, quindi coloro che sono privi di mezzi non hanno potuto proseguire i loro studi, il loro percorso accademico. Gli altri si sono ritrovati costretti a trovare dei lavoretti che molto spesso sono in nero, non riconosciuti, non sicuri. Quindi quello che sta succedendo in Piemonte, quello che è successo e che sta ancora succedendo in questi anni in Piemonte è un continuo ed efferato attacco al diritto allo studio. C'è da dire comunque in Piemonte, il Piemonte fino a 4 anni fa era un'eccellenza nella copertura delle borse di studio, adesso è il fanalino di coda delle regioni in Italia. Per quanto riguarda poi altri attacchi che sono stati fatti, altri attacchi che sono stati fatti sono quelli di aver eliminato in periodo quasi natalizio l'anno scorso la rappresentanza studentesca dal consiglio di amministrazione di ISU, e non solo, ma anche l'inserimento delle medie. I criteri che l'anno scorso erano presenti nel bando pubblicato a fine giugno erano dei criteri di media assolutamente impossibili, basati su una falsa meritocrazia, perché come si può chiedere ad uno studente di filosofia o di matematica di avere 29 di media per accedere alla borsa di studio, quando per esempio la normale o le scuole di eccellenza chiedono 27 di media? Cioè è assurdo. È quello che chiediamo quindi con l'occupazione di questa mensa e con il servizio che noi simbolicamente stiamo fornendo alla comunità studentesca è che ci sia un rifinanziamento del diritto pubblico o comunque che vengano fermati questi tagli. Nel bilancio 2014 non ci devono essere ulteriori tagli. Poi chiediamo che siano riammessi i rappresentanti regolarmente eletti all'interno dell'Università di Torino e del Politecnico, chiediamo che essi siano riammessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio. E chiediamo che siano eliminati questi criteri di meritocrazia assolutamente inaccettabili. L'occupazione di questa mensa da parte degli studenti dell'Università di Torino e del Politecnico ha creato questo collettivo che è Ribaltiamo il Tavolo, ed è il collettivo della mensa liberata che ormai da un mese porta avanti questa esperienza di protesta simbolica, perché vogliamo dimostrare che questo servizio agli studenti può essere fornito e garantito nel pubblico e non esternalizzato come invece l'Edisus sta facendo con tutte le mense e tanti altri servizi destinati agli studenti. Quello che stiamo facendo è garantire un pasto ad un prezzo minimo, cioè un pasto oscilla tra i 2 e i 2,50 euro ogni giorno a pranzo, e stiamo
stiamo servendo una cifra che oscilla tra i 100 e i 140-150 pasti al giorno. Le persone che stanno lavorando qui dentro sono tutti studenti che si sono aggregati man mano, perché il progetto della mensa liberata ha coinvolto anche studenti che all'inizio di questo percorso non erano presenti. Man mano si sono aggiunte anche dei genitori che sono venuti a fornire questo servizio insieme a noi. Quindi quella che la comunità che si sta creando intorno a questa mensa è molto più ampia di quanto ci aspettavamo. Quello che facciamo è anche riempire questo spazio con degli incontri. Ci sono state vari dibattiti, tra cui quelli con il collettivo La Boissy quelli con il collettivo La Boissy a proposito di indifferenza o servitù volontaria, quelli con il dibattito con Altereva sulla campagna che si sta lanciando a livello nazionale sulla violenza contro le donne, ovvero la campagna Ci coinvolge tutte, ma anche l'incontro con i ragazzi del Rebeldia di Pisa con Ugo Mattei a proposito di beni comuni. Questo spazio è riempito, oltre che di socialità di questo servizio, è riempito anche da temi, contenuti, da quegli spazi che molto spesso non si trovano in questa città per discutere. Anche la comunità accademica, nella persona del rettore, ha appoggiato la nostra proposta, è venuto fisicamente in questa mensa a dimostrare quanto l'università fosse dalla parte degli studenti nel momento in cui è se stesso in prima persona viene colpita da questi tagli che sono fatti dalla regione. La mensa liberata si è fatta vedere in questa città negli ultimi tempi. Lo scorso due settimane fa era sotto il consiglio regionale, a presidiare quel consiglio regionale che andava a discutere di grandi opere o di finanziamenti agli F-35, quando in realtà le discussioni sono altre, i temi di cui questo consiglio regionale deve discutere sono altri, sono gli studenti, sono i lavoratori. Abbiamo chiesto un intervento, ci è stato rifiutato, anzi siamo stati accolti dal solito cordone della celere davanti al consiglio regionale, che ci ha chiuso le porte in faccia. Ma non ci siamo fermati, siamo andati a sanzionare le vetrine dei grandi eventi come Cioccolatò, ma come il Torino Film Festival, dalla quale serata finale siamo intervenuti per sensibilizzare la popolazione, per far passare il nostro messaggio. E comunque non ci siamo fermati e non ci fermeremo. Questo martedì 10 dicembre saremo alle 11 sotto Palazzo Lascari, sotto quel consiglio regionale, e questa volta proveremo ad entrare a farci ascoltare con tutte le nostre forze. Country, without differencing the color of the skin, delivering the message of peace and unity. The world is sick and its sickness is its savior. Humanity is both the